MobiCube, come gli altri progetti di volontariato d'impresa, ha a che fare con lo sviluppo di alcune capacità dei ragazzi che purtroppo l'ambiente scolastico, il percorso scolastico non permette di sviluppare, in particolare la capacità di lavorare conoscendo e cominciando a capire ancora durante la formazione scolastica come si lavora nel mondo dell'impresa. Devono lanciare nell'ambito di Mobi3 un cellulare, quindi i ragazzi hanno dovuto pensare da zero il prodotto, l'hanno dovuto disegnare, hanno dovuto pensare alle caratteristiche del prodotto, hanno dovuto pensare a chi rivolgere questo prodotto. I nostri ragazzi non si erano assolutamente resi conto che dietro ad un cellulare dove loro guardano solamente l'estetica, il design, il look, c'è un problema di marketing non indifferente. Quindi un po' gli abbiamo spiegato quelli che sono i nostri principi quando noi studiamo un prodotto, quindi come lo vogliamo realizzare, il suo prezzo, dove lo vogliamo collocare sul mercato. La possibilità di entrare fisicamente a contatto con l'azienda per un lavoro non più teorico ma pratico ha fatto sì che loro si rendessero subito conto che avevano delle responsabilità non indifferenti. Sicuramente delle singole idee ce ne sono tante. Cito una, lo sblocco con l'impronta digitale del telefono, piuttosto che una cover del telefonino che fosse abilitabile dagli sfondi del telefono. Per la prima volta abbiamo sperimentato di lavorare con imprese esterne, con aziende, e abbiamo visto dei professionisti che sono entrati nella scuola e si sono messi in gioco e hanno lavorato proprio fianco a fianco con i nostri ragazzi. È davvero interessante incontrare i ragazzi, incontrare le loro idee che appunto, come dicevo prima, servono anche a noi, no? Servono a capire dall'altra parte del mondo esattamente cosa c'è e di cosa appunto hanno bisogno.